Io in realtà non sono scomparso, né mi hanno sequestrato da qualche parte, io sono stato presente, ho fatto il sindaco di strada, ma politicamente in contatto sempre con la mia giunta, che ha fatto un lavoro importante. È chiaro, oggi è un giorno bellissimo, un giorno buono. È un giorno buono perché bisognava lenire questa ingiustizia, che era troppo grande. Rimane ovviamente tutto quello che è accaduto, ma oggi voglio guardare solo in positivo e questo mese circa di sindaco di strada mi ha insegnato che devo continuare su questa strada, cioè fare il sindaco di strada, perché non si era riusciti ben a far comprendere da parte nostra ai cittadini tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni. Quindi nel momento in cui io riesco a stare quanto più tempo è possibile per strada, pur avendolo fatto io tanto anche nel passato, ma quanto più riesco a stare per strada, più si rafforza il legame tra il sindaco di Napoli e la sua gente, che è l'elemento di grande novità della mia elezione. Il resto la maggioranza vediamo, adesso c'è una grande iniezione di energia e noi ci dobbiamo rafforzare in Consiglio Comunale, in città, come azione amministrativa e in generale come città. Sindaco, ovviamente sono sensazioni diverse, ma come felicità che provi è la paragonabile a quella di 3 anni e mezzo? È come se avessi vinto un'altra volta oggi. Devo dire la verità, no, perché io ho vinto 3 anni e mezzo fa. Quella è l'elezione indimenticabile che porterò nel mio cuore e nella mia mente per sempre. Oggi vengo ripagato da un'ingiustizia profonda, quindi ovviamente sono contentissimo, sono emozionato, sono commosso, sono felice, ma non è la stessa cosa, anche perché comunque continua a essere una strada in salita dal punto di vista istituzionale. La mia vicenda continua a essere intrisa, diciamo, di ingiustizie e di fatti gravi, quindi non la vedo come la stessa cosa. Le elezioni sono elezioni, punto. Questa è una vicenda giudiziaria importante perché il TAR è entrato in una vicenda molto complicata, molto difficile, si potevano prendere tante decisioni, quindi credo che si apre una strada interessante anche nel rapporto tra diritti. Tra forza dei diritti, una cosa sono i diritti costituzionali, in questa vicenda era un fatto grave perché insomma, i cittadini erano stati in qualche modo formalmente espropriati dal loro sindaco. Questo è un fatto che non può accadere in una democrazia in questo modo, quindi credo si sta ristabilendo un pochino i valori costituzionali, vediamo che cosa accade nei prossimi mesi. Io sono più carico di prima, ecco, questo mi Sindaco, sento però il di dire. lavoro Tutti quelli che hanno dei suoi chiesto le avvocati sta dimissioni continuando da sulla questione di momento. legittimità. Gli articoli 10 e 11 sono ancora Ma da vedere. i miei avvocati non si fermano mai, come Sì, ti dicevo ora che tutti quelli che hanno chiesto le dimissioni, parlo dei politici Certo. naturalmente, hanno chiesto le dimissioni nel momento in cui tu eri in una fase, diciamo, di debolezza perché sospeso. Tu verso di loro ti senti di dire qualche cosa? Parlo del rapporto col PD sostanzialmente, un non rapporto col PD. Cioè che continuano a fare delle cose, tu tenterai di ricucirlo, come hai detto, la distanza rimane tale. Allora, io ho deciso sin dal primo momento di non mollare perché il mio modo di essere, da come ho deciso di rappresentare le istituzioni dal 1° dicembre 1995, quando sono entrato in magistratura. Però devo dire la verità che la mia decisione di non mollare e di non dimettermi è stata rafforzata da due parti contrapposte. Da una parte la gente, tanta gente, anche chi non mi ha votato, che mi ha detto di non andare via, di non mollare, di non dimettermi, e mi sono sentito rafforzato anche quando ho visto tutto il sistema politico sostanzialmente. Ho fatto quella considerazione in Consiglio Comunale dicendo tutti tranne i grandi leader internazionali erano intervenuti. Il fatto che tutti chiedessero le mie dimissioni mi ha molto incoraggiato che dovevo non dimettermi. Quindi la strada è sempre quella, parlare soprattutto alla gente di Napoli, alle persone che al di là dell'attacco pesantissimo politico e istituzionale sono andati a fondo della cosa e hanno evidentemente compreso come la partita fosse alta. Quindi adesso io continuo a fare il sindaco di strada, sarò il sindaco che avrà le relazioni istituzionali che deve avere, perché è giusto che sia così, però ovviamente da oggi la mia azione politica cambia ed è molto più orientata nella linea con cui maturai il consenso nella campagna elettorale del 2011. Lunedì sarai quindi tu il sindaco metropolitano che aprirà Certo. l'assemblea. Se Dio vuole. Se il prefetto fa in tempo, diciamo, Come? se il prefetto... No, il prefetto è da Fania, è arrivata la notifica, il prefetto è da Fania. Se...
Anzi, il ministero, approfitto, grazie della considerazione. Il ministro dell'Interno deve fare un'altra cosa. Deve darci i soldi, perché la motivazione della Corte dei Conti con l'approvazione del piano di riequilibrio, caro ministro, lanci i soldi, perché aspettiamo 170 milioni e li vorrei, come dire, incassare quanto prima, diciamo quantomeno con la stessa rapidità con cui mi hanno sospeso. C'è, ecco, un dato statistico: negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, hai vinto tutti i ricorsi che hai presentato, anche nelle vicende più difficili. È un dato statistico oppure la prova di che cosa? La mia vicenda istituzionale è lunga, lunghissima, e non so se avrà una fine. Io so di aver agito sempre nel rispetto della Costituzione, delle leggi e secondo giustizia, quindi su questo oggi è una vittoria, domani può accadere un'altra cosa. Io ho sempre ribaltato il concetto tra legalità e giustizia. La vita mi ha insegnato a guardare più alla giustizia che alla legalità formale, perché troppo spesso la legalità formale è intrisa di ingiustizie. Non è sempre così, perché certe volte sono pagine belle che vengono dall'interno delle istituzioni e non bisogna mai generalizzare. Quindi io adesso vado avanti, ripeto, continuando ad avere fiducia, perché ovviamente rimanendo uomo delle istituzioni evidentemente è un segnale nel credere che all'interno delle istituzioni c'è una spinta anche di rinnovamento forte. Però la mia azione, lo voglio ripetere, dopo questa esperienza traumatica sarà sempre di più rivolta verso le istanze sociali, verso la giustizia sociale, verso quella tanta gente che mi ha espresso affetto, solidarietà e forza politica in queste ore. Cosa dice a Sodano che ti ha sostenuto in questi giorni? Ho detto anche in conferenza stampa, ho ringraziato Tommaso Sodano che in un momento difficile ha esercitato bene le funzioni di sindaco facente funzioni, ho ringraziato la giunta, il personale comunale, il consiglio comunale e vedo anche in prospettiva l'allargamento della maggioranza. Che è un dato interessante anche questo, che nel momento, come si diceva prima, che poteva sembrare di maggiore debolezza e sul piano istituzionale e personale sicuramente lo era, io diciamo ho avuto la capacità di non farmi abbattere, di rialzarmi, di rigenerarmi e lanciare questa idea del sindaco di strada che secondo me è stata una cosa importante. E quindi li ringrazio, adesso come dire torno nel pieno dell'esercizio delle mie funzioni, mi sento più carico di prima e con la voglia di lavorare veramente giorno e notte. Sindaco, intanto le 25 piccoli indiani, consiglieri comunali, io professore prima ti avevo fatto la domanda che non hai partito, ma loro non hanno mollato. Non hanno mollato, io queste cose non le dimentico, perché è nei momenti diciamo della guerra che ci si conta. Adesso ci siamo contati. Abbiamo visto chi appunto ha avuto coraggio, determinazione, forza, lealtà, c'è qualcuno che si è spaventato, c'è anche qualcuno che magari si è girato dall'altra parte, ma questi sono i momenti della verità, i momenti della verità si vedono nei momenti difficili e quindi adesso faremo un attimo il punto della situazione, ci resettiamo e ripartiamo. C'è qualcuno Sindaco che ha tradito in questo momento? Vabbè, no, parliamo delle cose belle, dai. Poi parliamo delle cose brutte. Guarda, io stavo avvertendo, ho vari sensi di colpa come sindaco, anche alcune colpe che non ho che me le mettono, non volevo trovarmi un baritono, diciamo, mo che c'è pure la ricorrenza, diciamo, del 2 novembre. Meno male averlo risuscitato. Sta là, perfetto. E via. A posto.